fagia l'orso, pure lì fagia sti movimenti un poco mica leggeri, mica chiari, mica come un uomo, come un animale ci fagia l'orso, ce l'ha pensato a chi, erano storsi che li facevano vedere quando li andavano nei paesi, e come li facevano vedere, mica ancora se caso. Invece chi, dici, è affaccato che parì un orso, tanto non è più lo stesso animale, è affaccato che parì un orso, è l'animale salvatico, libero, e chi bene e chi cifra annanta all'uomo. E lo stesso yogo, in qua parola scimmia, se lo si dice ad una creatura o più, dice facile o scimmio, vuol dire di facile un po' di mingoli per far ridere, per far ridere a niente, facile o scimmio. Invece chi fa a scimmia, e allora uno è un scimmio e fa a scimmia, vuol dire fa gli stessi movimenti, quei bracci e quei gambe, così, mica come un uomo parandetto per cogliersi a un albero, ma invece come le facciano le scimmie, e così movimenti un po' all'allargo. Dice, pari una fagia a scimmia. È arrivata assai la parola grillo, tu puoi dire di una persona che lo saltichiava, cioè saltichiava che pari un grillo, perché i grilli saltichiavano. E lui è una persona che è magra, sai, che lei ha i schinchi secchi, si dice ancora di nuovo, schinchi secca, o più pedone. Dice, era magro che parì una zenzala. E fu una persona che parla sai, ma che c'ha vaneglia, non riflette mica troppo, ciò che lei dice, buvuneglia, o questo buvuneglia. Poi ha un altro significato, uno che pure lì mi trovava, non sapeva più come fa, mi sono trovato spaverso, dice mi sono trovato, sai, bucava come un fone in una zucca. C'era una persona, questa è una vespa, più una donna, ha la lingua arrotata, questa è una vespa. Ma dice di loro, era un bespito, una persona pure placida, una persona placida, dice si era imbispita perché ciò che gli si è detto la tocca sai, dice ah si è imbispito, era quanti atterrare le vespe, o altrimenti era quanti atterrare le vespe in faccia, vuol dire che tu dici qualcosa, ti dici i barole che bugnano assai, dice era quanti atterrare le vespe. Questo è buono. Qua dice c'è un vizio, c'è questo è Volpe, è intelligente, c'è un filo, c'è la finezza, questo è Volpe. Poi allora c'è, questo è il peggiorativo, è un burpone, solo di essere Volpe, ma è burpone, è capace di fare anche certe cose, mica troppo. Allora sempre qua a Volpe dice admettiamo giungi in un luogo, ti è stalbato un affare cattivo, hai avuto difficoltà, oppure ne esce, dice che ha detto vai burghi, forno, mai più ci torno, come a Volpe in Caprara, perché a Volpe ci crea aiuto in Caprara, e un suo fatto che l'ha nominato, la so, è fuggito, ha detto mai più ci torno. E poi c'è questa specie di viastema a pare ridere, dice che la divace a Volpe. Oggi vai che lo ti pizzichi un falco. E mi sicura che un pizzico di un falco non deve essere mica troppo. Un falco di loro se tu sei andato in un luogo, un precipizio, sei già pigliato la strada di un falco. E fa la dura rite si è capolato. Si vede come un corpo non tolante, vuol dire una cosa che si può piattare. Si vede, si ne beve come subito. Si vede come un corpo non tolante. Si
Se tu dici a una persona, aspetta, arredi, un parte mica subito, non sia mica così pressato, dici, aspetta, aspetta, c'è, aspetta radio, così che l'aspettasse nelle barnici. Perché dicono che le barnici che le sono di quelle che fuggono, non aspettano mica. Se tu vuoi dire a una persona che invece di dire o no, o un boio amico, ma soffia così, cioè soffiava come pare un cinghiale. Una persona che non gli spiega mica, perché ciò che lei è che lo dispiace, dovete fare qualcosa e le domande, ma face sempre un gesto un po' così, dice smuvrinchedia, come le face le muvre, appena come le face le capre, ma nemmeno spurnetio e smuvrinchime, smuvrinca, come le face le muvre. Quando le dico una persona a vista una, ma mica solo una, barbiere lontano o da lontano, ma un barbiere così precisi, dice questo, all'occhio di Guasalisco.